Il motivo di questa protesta è la condizione dei precari degli enti locali della regione siciliana, precari sempre più precari che oggi vedono negarsi il diritto al lavoro, molti sono stati non sono stati rinnovati, molti altri sono da mesi e mesi senza stipendio, i comuni sono in difficoltà e sta avvenendo una macelleria sociale a danno di queste 20.000 persone e delle loro famiglie che oggi si vedono costretti ad avere negato il diritto al lavoro dopo più di 25 anni. Il governo deve intervenire, intervenga subito il governo nazionale, il governo Crocetta ormai è un governo ombra, è un governo che di fatto è a casa, che di fatto è finito, bisogna staccare la spina a questo governo regionale e ripartire con una stabilizzazione e con un percorso chiaro per questi lavoratori, un percorso che garantisca a loro e alle loro famiglie il lavoro e che garantisca i servizi ai cittadini. Oggi tantissimi comuni sono chiusi, Trappeto, Carini, Balestrate, Borgetto e tantissimi comuni oggi non possono e non stanno erogando i servizi ai cittadini, tantissimi comuni oggi non stanno erogando i servizi ai bambini disabili nelle scuole per l'assistenza igienico-sanitaria. Cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo fare? Dobbiamo ridare dignità a questi lavoratori, dobbiamo dare il lavoro a questi lavoratori, dobbiamo garantire servizi a tutti i cittadini. Noi andremo avanti a oltranza, noi abbiamo già proclamato lo sciopero per il 21 giugno, andremo avanti a oltranza fino a quando non si avrà un segnale chiaro dalla politica.